Klimt ha fatto una rivoluzione parallela a quella dei futuristi e dell'avanguardia negli stessi anni, ma si è volto a un passato fertile e di cui il fondamento era il mondo bizantino. Quindi nel 1903 Klimt guarda un mondo perduto che è il sogno del mondo orientale testimoniato da Ravenna e da Venezia. Viene in Italia e nutre la sua pittura di riferimenti al mosaico, all'oro, a una superficie piatta come appunto quella del mosaico, e introduce in essa un elemento innovativo che lo rende evidentemente diverso da un mosaicista, e che è il riferimento a Freud, e cioè che nella vita di ognuno di noi e nella corazza della meraviglia delle vesti di queste figure che appaiono come Teodora e come i cortei bizantini c'è un tormento, un turbamento che lo porterà poi a rappresentare soggetti erotici nei suoi disegni più forti. C'è un impulso di vita e c'è un crescere della psiche rispetto all'anima che traduce il mondo cristiano della tradizione bizantina in una modernità drammatica e traumatica. In Klimt c'è perfino un antefatto di Kafka e di Musil. Durerà fino al 1918 la sua influenza con la secessione viennese, in cui lui elabora col fregio di Beethoven una delle opere più importanti, una sorta di Cappella Sistina della modernità. Diventa italiano con due opere che appartengono alle collezioni dei musei italiani. Una lo ha alle spalle, la Giuditta II, comprata dal Biennale di Venezia nel 1910, e l'altra sono Le tre età della donna, non dell'uomo come accade spesso, che è conservata alla Galleria Nazionale dell'Arte Moderna di Roma e comprata alla Biennale di Roma. Le due opere sono talmente forti e talmente straordinarie che bastano a rappresentare Klimt per chiunque venga, come accade oggi in mostre fatte di una sola opera. Qui si vedono due capolavori italiani che appartengono ai musei italiani e che hanno scatenato una reazione degli artisti italiani, in particolare due che hanno assunto Klimt come una parte del loro DNA, si direbbe oggi. Uno è Chini, in decorazioni meravigliose, anch'esse musive e cicliche, che sono andati alla Biennale di Venezia, qui presenti con alcuni grandi pannelli, e Zecchin, che è un altro grande veneziano che prende Venezia, la tradizione del vetro, il mondo bizantino, e lo fonde con Klimt, traduce tutta questa creazione elaborata nello spirito di Klimt in vetro, e Klimt diventa vetro. La tradizione dei vetri venini e dei vetri concepiti da Zecchin, che dura per molti anni, è la sublimazione della sua ricerca pittorica. La pittura diventa luce, diventa vetro. Questa serie di vetri noi dimostriamo che Klimt è un grande artista italiano, veneziano, ravennate, oltre a essere un grande artista viennese che conosciamo.